abbiamo bombe, trementina e dinanzi a noi la falange, ragazzi. Una boss fight iniziale abbastanza complicata per chi non sa affrontarla, ma easy easy. Tanto abbiamo già capito come uccidere queste melme, ma il gioco ci ha praticamente bombardato di oggetti con il danno da fuoco, sia di buff che da lancio. Quindi con le bombe ottenute possiamo far così. Visto che questi demoni, questi mostri sono suscettibilissimi al danno da fuoco, possiamo fare praticamente un sacco di danno lanciando al centro qualche bomba. Occhio però, perché sono parecchi. Quindi quando abbiamo bisogno, il gioco ci ha dato anche della trementina per il buff all'arma col fuoco. Quindi oltre alle bombe possiamo far così. Il demone si chiama Falange, ragazzi, ed ha una particolarità. È completamente ricoperto da questi piccoli minion che ne costituiscono praticamente le sue difese, la sua armatura, il suo scudo. E una volta che abbiamo fatto fuori tutti questi piccoli mostri, che vedete come vanno giù veramente come il burro col fuoco, il demone centrale, il vero e proprio boss, è completamente inerme. Non vi fa nulla. Quindi io li sto uccidendo di proposito tutti insieme. Tra l'altro questi mostri qua droppano anche qualche tipologia di pietra a terra. Hanno il loro drop singolo. Quindi pietra dura, eccetera, eccetera. Questo è il mostro centrale, ragazzi. Non c'è rimasto un minion. Zacco e zacco. Ecco, questo è il mostro centrale. Che non fa nulla, non colpisce, non si difende, semplicemente scappa. Possiamo ucciderlo grazie al sanguinamento della scimitarra, che fa danno come una sorta di veleno alla DS1. Non è forte come il veleno di DS2. E si fa uccidere indifeso, completamente indifeso. Senza i danni da fuoco sarebbe stato un pochino più complicato, ma niente di eclatante. Il mostro va giù, che è un piacere. Zacchete! L'anima entra nell'arcipietra e toccandola otteniamo Anima Demone di Piombo.